Manca Bonaventura, beh, i due squalificati, e Cola, che c'è un problema a un adduttore. Sono i quattro che mancano sicuramente. Più c'è Tonté che anche lui viene da un infortunio, quindi sono quelli lì. Variola è recuperato, sì. Anche Simoncelli. E io dico che prima bisogna cercare di vincere il prima possibile, nel senso che finché non vinci, non hai vinto. Quindi bisogna stare lì sul pezzo, bisogna andare a cercare di andare là a vincere come hai fatto fino adesso. Poi è normale, se trovi una squadra che è più brava di te, è normale che possa poi anche non vincere, però secondo me l'obiettivo nostro è andare a far bene, fare il nostro calcio, come sempre. Ma sarà così da qui alla fine, non perché poi se vinci cambia. A me non mi ha mai regalato niente a nessuno, io non regalerò mai niente a nessuno. Quindi, anche perché poi dopo metti caso che facciamo un po' di turnover per far giocare chi ha giocato di meno, devo regalare con gente che ha giocato di meno, non è giusto. Quindi noi faremo tutte le partite per vincere da qui alla fine, ma come abbiamo fatto fino adesso, non cambierà assolutissimamente niente. Ma la gente non ne parlava neanche stamattina, quindi secondo me è una cosa che è passata anche abbastanza per il momento inosservata qui fra i giocatori. Dà fastidio perché secondo me il pubblico ci dà una grossa mano nelle partite interne, quindi giocarne senza non è una gran bella cosa. Dispiace che però per il gesto di una persona paghino tutti i tifosi. Tra l'altro è venuto, come dicevamo prima, come diceva la Donatella giustamente, partita già vinta, festeggiamenti, non serviva, non servirebbe mai, ma ancora di più in questo momento, in quel momento lì, tirare una bottiglietta, anche perché poi una volta che prendi uno nella testa, adesso è andata bene, l'hai preso nel cuore, non si sa mai quello che possa succedere. Dispiace, speriamo che accettino il ricorso e tramutino in diffida la squalifica, vediamo. Ma io penso che se non abbiamo carica adesso, dopo aver vinto con l'Imolese, ancora non abbiamo vinto il campionato, c'è qualcosa che non torna. Quindi domani sarà una partita come abbiamo fatto fino adesso. Poi qualcuno l'abbiamo sbagliata, qualcuno l'abbiamo fatta meglio, però deve essere una partita col coltello tra i denti per cercare di ottenere la vittoria. Come abbiamo fatto assolutissimamente fino adesso. In settimana ci è stato confermato. Io non so niente, quindi non mi interessa la cosa. Io prima penso a vincere, poi dopo quando sarà il momento ci metteremo a un tavolo e ne parleremo. Mi fa piacere che il presidente abbia detto queste cose qui, però l'ha detta a voi, non l'ha detta ancora a me. E non è neanche il momento, non ci penso neanche minimamente, pensiamo a far bene, poi vediamo quel che viene fuori. Certo che gli attestati di stima fanno sempre piacere, ci mancherebbe. Gioca Viti sull'esterno, gioca Pasquini trequartista, giocano con due vecchi in mezzo al campo. Quindi sta giusto davanti a Cicaric, o No, Cicaric gioca davanti con Cicaric e Traini giocano. quindi un passo più indietro Pasquini e Pasquini l'ha già fatto, quando subentra Lotti e subentra sempre lui. Proviamo qualche alternativa, l'abbiamo, quindi non ci sono problemi. Bene, Capelluto come sta? fa tutta la settimana con noi, è a disposizione. Adesso vediamo se. Ambrosini ha avuto un problema che si era rifermato, oggi è provato, è stato meglio, quindi però anche lui è a disposizione, anche lui. E chiaramente Vesi è il sostituto di Brighi, il Ah, sostituto tra sì, virgolette. gioca lui anche perché Cola poi è fermo, quindi gioca lui e nel caso mi avesse bisogno di un difensore in più posso sempre mettere Righini dietro che l'ha già fatto durante la partita, capito? Dovesse capitare che viene a mancare qualcuno, abbiamo sempre Luca che lo può fare tranquillamente. Loro mi aspetto come tutte le squadre che lottano per salvarsi, che grinta, voglia di fare risultato, cercheranno di giocare sulle ripartenze, un po' come ha fatto l'ultima volta in mezzolara. È qualcosa, tu che giochi in attacco per forza concedi dietro, però
però se questa è la nostra, è una squadra che più giochiamo a metà campo degli altri, più abbiamo più possibilità di vincere, quindi proprio per caratteristiche. Però è una squadra che è difficile da affrontare. Hanno fatto tutte fatica con loro. Io l'andata non l'ho vista perché non c'ero, e quindi non posso dire, però conosco qualcuno, per i tre davanti sono tutti e tre bravi. Per cui non sarà di facile, non c'è niente, quindi sarà una partita difficile come tutte, beh, solo che l'obiettivo nostro è arrivare a vincere il prima possibile. È chiaro che questa, almeno questa domenica, prima dipende dal lavoro, Sì, ma perché non dipende tutto da noi, è vero, però se vinci domenica penso che cioè, sia fatta. Se a te hai sempre 10 punti a 4 partite dalla fine, non è matematica, ma ci vai vicino. Tra l'altro, voglio fare anche i complimenti qui oggi a Limolese per come si è comportato a fine partita, allenatore, direttore sportivo, alle interviste che ha fatto il presidente in settimana, si sono dimostrati secondo me dei signori, quindi complimenti anche loro. E quando dicevo che sono due società che meriterebbero tutte e due di vincere il campionato, è vero.